Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo vlog. Allora, questa mattina io sono a casa da sola, è giovedì perché ho preso 2 giorni di ferie oggi e domani, visto che questa sera e domani sera io e il mio gruppo teatrale mettiamo in scena uno spettacolo. Sarà uno spettacolo di varietà, quindi pieno di musica, scenette comiche, canzoni, davvero molto carino. E quindi ho deciso di portarvi con me in queste 2 giornate. Al momento ho appena finito, come vedete dai libri, ok, cerco di riprenderti, ecco, i libri e tutta l'attrezzatura. Ho appena finito di girare il video per questo venerdì, infatti. Quando vedrete questo vlog, le 2 serate di spettacoli saranno già passate da una settimana. Comunque, quindi ho girato un video e adesso mi metto a fare le mie cose in casa aspettando il ritorno del marichino. Perché? Perché oggi è anche il mio anniversario, o meglio, il nostro anniversario di matrimonio. Sono 10 anni esatti che ci siamo sposati. Quindi, insomma, un traguardo bello grande. Per chi se lo stesse chiedendo, sì, mi sono sposata a 23 anni, lui ne aveva quasi 28, ancora non ne aveva 28, quindi 27, ed è stata la scelta migliore che potessimo fare nella nostra vita. Io non mi sono mai pentita di questa scelta. Ma insomma, sapere che sono già passati 10 anni fa un certo effetto, quindi non vedo l'ora che torni per poterci poi anche scambiare i nostri regalini. Allora, siamo Non arrivati a c'è Badia. quella. Vai, spiega cosa facciamo stasera. Come sono bella questo telefono? Facciamo il comedy show, ore 21, Piazza Badia. Grosse risate per 2 ore. In 6 siamo, ragazzi, facciamo tutto noi. Ok. Vai, molto freddo. I generali regolino i loro Guarda orologi. la modalità cinema, lui è sfocato. Sì, io ho la vena, guarda bello, la Ora non sono più fronte. sfocato. Aspetta, non, ora sparisce. Andata via. Eccoci qua, siamo arrivati, stiamo provando i microfoni e niente, stiamo ultimando gli ultimi preparativi, poi andiamo a cena e poi finalmente andremo in scena. Vi faccio vedere un po' il palco. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Allora, Maurizio, parlaci di te. Parlaci di te. Ciao, sono Maurizio, ciao. Bel signore. E questo è il mio primo drink. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Un'intervista sola. Mi piace il cuor consola. Mi piace il cuor consola. Armando, ma cosa dite? Io sono devastata dall'amore. L'amore è un perverso folletto. L'amore è diverso sul letto, eh? E provoca lutti nel cuore. E provoca rotti de core, ma sei sicuro? E presto parenti, amici? L'espresso fraterni a Parigi. Alberga una terza leggenda. Eh? Alberga una terza leggenda! Alberta si è persa l'agenda! Se lei è Grazia e io so Graziella, te sei? Non lo voglio dire come mi chiamo, è volgare, non lo voglio dire. Ma che volgare che se siamo diventate famose grazie al tuo nome! Grazie a cazzo! Oh! Me l'avete fatto dire ora però.
Comunque, ragazze, ho una novità. Dici. Ci vogliono restaurare. Sì. Sì, così mi rifaccio il seno. E io mi rifaccio il naso, il zigomo e la bocca. No, no, non in quel senso. Ci vogliono solo dare una bottarella. Sì, sì. Di colore. Una bottarella di colore. Mamma mia, ma pensate solo a quella, ma ce l'avete scolpito qui. Non c'è tempo, attenzione. Non c'è tempo per scrugliare i vasilli diamantini. Ah, capito? Io questo lo dico sempre, l'ho sempre detto che i vasilli diamantini vanno scrugliati subito. Oh, perché la gente non mi crede, cioè mi prendono per matto quando lo dico addirittura. Infatti lei è originaria di Canicattì. Però i suoi genitori sono ugrofinnici. Vabbè, ma chissà quanti ugrofinnici ci sono in Sicilia ora. Ah, sì, sì. Pieno. Sì, sì, sì. Cioè, i siciliani vanno via e arrivano gli ugrofinnici, sì, proprio pieno gli ugrofinnici. È una ragazza alta, ma molto alta. Perché lei è 2,15 metri. Ma la mia ha un difetto, che si chiama ginocchia floscia, e cammina così. Vabbè che le nuove generazioni sono così, ragazzi 2,15 metri, ragazzi anche 2,40, 2,60. Cioè. Lei ha detto che suono la chitarra e canto. Sì, ma io l'avevo detto prima che non sono un gran cantante. Lasci perdere il cantare, ma la chitarra, negato proprio. No, mai suonata. Fuori! Metta la chitarra là e vada fuori, per favore. Prego. Grazie. Scusi, tornerò. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? A prendere il latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. Guarda, mi sono informato, c'è un treno che parte alle 7:40. Adesso siediti su quella seggiola. Cerco un centro di gravità permanente. Questa di Marinella è una storia vera? Ma tu lo sai che la tachipirina 500, se ne prendi due diventa 1000? Dimmi la verità, perché tu la verità non l'hai detta mai. La verità ti fa male? Lo so. È colpa di Alfredo. Eravamo 4 amici al bar, eravamo 3 amici al bar, eravamo 2 amici al bar. Sono rimasto da solo e non posso star fermo con le mani nelle mani. Ci sono cascato di nuovo. Minchia, signor tenente. Datemi un martello! No, tu sei fuori di testa, No, ma diversa da loro. Parole. Ascoltami. Parole. Ma parlami di te, bella signora. Non sono una signora. Piccola Katie, ti ho vista uscire dalla scuola insieme ad un altro. Cosa, frate, cosa? Di chi era? Katia. Era. Com'è andata? È andata bene, più persone del previsto, noi siamo stati tutti belli sul pezzo, quindi... Ridevano tanto. Sì, meno male. Questo ok, no, Lidia che è il nostro pubblico. Bene, benissimo. Sempre benissimo, siamo bravissimi, è di parte. Maledetti, hanno fatto un casino, sono quasi mezzanotte, maremma cinghia, e so ancora che fa casino, maremma. Come siamo stati, amore? Siamo stati bravi o no? Molto bravi, sei un po' stanca? E te Camilla cosa dici? Siamo stati stupendi. È stata una bellissima serata, un sacco di gente. Poi è bello quando sali sul palco e vedi così tanta gente reattiva, no? Bellissimo. E domani replichiamo! Buongiorno, sono devastata, non so se si vede. Allora, sono andata a letto a 1 ieri sera. Questa mattina alle 6:40 sono andata alla sveglia perché la bimba aveva l'ultimo giorno di campi estivi, andavano in piscina, quindi chiaramente voleva andarci in tutti i modi e quindi mi sono alzata presto. L'adrenalina ancora era talmente alta che ho dormito poco, quindi adesso penso che andrò a letto un po', dato che anche oggi, come avevo detto ieri, sono in ferie. Comunque, la serata, magari il vlog è un po' sconclusionato, un po' caotico, però la serata è stata veramente molto bella. Ora ho il riflesso delle
tutto negli occhiali, vabbè, comunque, le lenti adesso non me le metto, che ho gli occhi gonfissimi. In ogni caso, ieri sera è andata molto bene, è stata una di quelle serate in cui ci sono state più persone del previsto, in cui, non so, anche la recitazione è stata più spontanea, ci siamo divertiti anche noi, veramente molto molto bello. Noi lo facciamo davvero solo per divertimento, perché non è il lavoro di nessuno questo, però vedere che il pubblico è felice, che ride, che partecipa, ci fa, cioè, dà veramente tanta soddisfazione, perché di lavoro dietro poi ce n'è tanto, quindi siamo stati veramente soddisfatti. Stasera replichiamo qui nel mio paesino, quindi insomma spero che la serata sia altrettanto bella. E niente, quindi, anzi, oltretutto ieri eravamo in un paesino di montagna, quindi era anche freschetto. Nonostante questo, le persone sono rimaste fino alla fine. Ed era giovedì, anche quello ci aspettavamo magari un po' di carenza, visto che oggi si lavora, teoricamente, a parte io. E invece sono rimasti tutti fino alla fine, quindi bellissimo. E appunto, stasera replichiamo, però io adesso ho portato la bimba in piscina, penso che tornerò a letto un'oretta, ho bisogno di riposare un po', e poi piano piano rimetto a posto la casa, preparo tutto per stasera, eccetera. Comunque, anche oggi vi porto con me. Basta sofferenza e sfinimento, non voglio più aprire gli occhi ogni mattina sperando che sia tutto finito. Tanto non andrà mai meglio di così, lo sai. I medici lo sanno. Sì, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, sì. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Allora, De Angelis, partiamo da anatomia. Sì. Dello sternocleidomastoideo. Beh, più forte di lui c'era solo il Tyrannosaurus Rex. No, Angelis. Adesso per favore concentrati, ok? Sì. Allora, la linea cervico-cefalica. Sì. Parte dalla mandibola. Sì. Passa dalla protuberanza occipitale, raggiunge il margine inferiore della mandibola controlaterale e poi da lì. E poi da lì chiede. Perché non hai studiato? E mi causa dei problemi. Sei simpatica, sei carina, sei figa, Sophie, sei figa. Io ho stato da restare un po' stato. Io me lo sento che sto per arrivare quello giusto, me lo sento. Senti le vibrazioni, la positività, sì, me lo sento, lui sta arrivando. Eccomi qua. Che a volte uno si fa il mazzo e non serve un cazzo, eh? Famiglia di Ascoli! Cappero di Pantelleria! Oh, non sei carino, Cappi! Ma così mi stuzzichi, stuzzichina! Ma tu mi provochi, provocone! Ma tu mi turbi, turbina! Ma se mi fai in voltino! Ma così mi ignori, mignottina! Oh, scusa, ho sbagliato, scusa! Pensa che noi qui prendiamo qualcuno soltanto perché è figlio di un onorevole? Ma infatti non è onorevole, è farmacista. Ma a me non me ne frega niente se suo padre è farmacista onorevole. Non mi importa, noi qui siamo gente seria, professionale. Non mi importa se suo padre è farmacista onorevole o suo padre è stata o... Critica teatrale. Critica teatrale? Mia madre è la critica teatrale Anna Mazzalauri. Lei è presa. Grazie. Arrivederci. Ci ho preso. Bene, andrei subito a presentarvi e a chiamare sul palco il primo presidente. Allora, facciamo un bel applauso al presidente dell'Associazione dei Timidi
Milano Veneto, il cavalier Evaristo Gargamella. Accogliamolo con un applauso. Cavalier Gargamella, l'ho annunciata, può entrare. Cavalier Gargamella, entri. Che sogno. Ma non la mangio mica, venga. Che roba che devo fare? Bene, facciamo una cosa. Faccio entrare prima l'altro presidente e poi entra lei, va bene? Ok, allora, il primo presidente che faccio entrare stasera è il presidente dell'Associazione dei Suicidi di Siracusa, il signor Ambrogio Zappalà. Buonasera, non so se si sentirà, sono le 2 di notte e abbiamo finito tutto, è stato molto molto bello e ragazzi, l'unico messaggio che mi sento di trasmettere a questo punto è: fate quello che vi piace fare. Ma soltanto al divertimento, quindi quando si fa quello che si ama